Voi sapete, io non sono cattolico, però sono andato in chiesa una volta e a un certo punto il parroco dice abbracciatevi. Io sono rimasto colpito, quindi vi credo, abbracciatevi anche voi in nome della pace e dell'amore. È finito con un caldo abbraccio collettivo in una piazza gelida della Polonia, il viaggio dei 550 ragazzi toscani nei luoghi della Shoah. Il treno della memoria ha fatto ritorno con i giovani studenti con uno spirito diverso da quello con cui sono partiti 4 giorni prima dal binario 16 di Santa Maria Novella a Firenze. Ed eccoli qui, proprio a Firenze, nel salone dei 500 di Palazzo Vecchio, a raccontare la loro esperienza. Le parole alla fine per esprimere un'emozione così forte come quella che si prova durante il viaggio sono quasi inadeguate. Questo viaggio ha maturato dentro ognuno di noi la consapevolezza di quanto avvenuto e ha creato il desiderio di parlare con tutti quelli che incontreremo per passare la nostra volta al testimone. È l'iniziativa che precede il giorno della memoria, domenica 27 gennaio, e che mette al centro le nuove generazioni, coloro che dovranno traghettare le testimonianze dirette che un giorno non ci saranno più a raccontare dal vivo quell'orrore.